Buonasera e ben ritrovati con la voce di Cremona eh, purtroppo il momento che stiamo attraversando non è per nulla un bel momento soprattutto per quanto riguarda la parte economica avevamo già accennato nella scorsa puntata le problematiche che si stanno eh, affrontando che si stanno attraversando in questo momento e quindi abbiamo deciso di dedicare un'altra puntata almeno parte della puntata a questo rincaro purtroppo che sta colpendo non solo una fascia in particolare ma un po' tutte le fasce nel mondo del commercio e dell'imprenditoria. Eh, qui in studio con me io oggi ho la fortuna di avere sia il presidente della Bissolati, Maurilio Segalini, eh, grazie per essere qua presidente innanzitutto e buonasera, e poi Luca Babbini, un ristoratore, ma non solo il ristoratore perché Luca tu sei anche parte di un'associazione se non erro, giusto. Consigliere Fipe. Per Cremona ovviamente. Ecco, perfetto. Io, Luca, vorrei partire proprio parlando con te, perché insomma, come state vivendo voi la situazione? Perché la ristorazione, ormai penso che questo lo sappiano tutti, è stata una delle attività più colpite, più danneggiate proprio in questi ultimi due anni. <ride> Però c'è da dire anche che adesso, nonostante comunque una parziale ripresa, eh, c'è un, un grosso rincaro per quanto riguarda poi i costi. C'era stato anche poi il problema delle materie prime, perché anche lì poi ci sono stati gli aumenti, ma soprattutto per quanto riguarda le bollette. Ecco, questo mi sembra di capire che ad oggi sia il nodo cruciale delle attività. Noi partiamo da due anni di non lavoro, questi, quindi, questo è già di per sé eh, molto problematico. Il, questo ultimo regalo tra che abbiamo, ci siamo trovati sui conti correnti con l'energia, eh, diciamo che per tanti del mio settore può essere affossante, è molto, molto preoccupante ecco tu ad esempio proprio nel tuo caso specifico parlando di bollette hai già ricevuto questo rincaro? noi abbiamo ricevuto le bollette degli ultimi, ultimi bimè noi abbiamo la bolletta mensile e sfiriamo il 100% di ricarico cioè 100% quindi vuol dire che tu hai avuto una se di se paghi 1000 paghi 2000 ma ecco la domanda che io mi faccio siete costretti quindi a un certo punto ad aumentare anche i prezzi nei confronti del cliente finale? cioè vi troverete Beh, allora, costretto magari non... per ora adesso non ancora ma non è possibile perché veniamo da due anni di pandemia, veniamo da una clientela che comunque vive ancora nel, nell'ambito di una pandemia, per cui abbiamo, hanno, abbiamo paura anche noi a, creare, a fare delle modifiche su quello che può essere il nostro tabellario dei costi. La materia prima è cresciuta ma per invogliare il cliente a venire a trovarci bisogna comunque stare in certi parametri. Tutto quello che potevano essere le promesse, le considerazioni che erano state fatte durante il, la fase acuta di questa pandemia... Non dico che non siano state mantenute, però se il prezzo e lo scotto che dobbiamo pagare è quello che stiamo pagando adesso e che andremo a pagare più avanti, allora qualche domanda bisogna farsela, perché siamo veramente in difficoltà. La categoria della ristorazione è in difficoltà, è un allarme grosso e molto molto forte. Siamo in difficoltà. Ecco anche perché dietro la ristorazione poi c'è tutto un altro mondo, perché insomma è un cane un po' che si morde la, la coda. Beh, ovviamente, eh, da, dal fatto che se non si riesce a pagare la bolletta, il fatto che gli affitti giustamente, tra virgolette, i proprietari degli immobili non hanno effettuato mediamente scontistiche di nessun tipo, eh, gli stipendi da pagarli nonostante il non lavoro, ma comunque devi pagarli, cioè è una filiera. Se le cose vanno bene ci si sta dentro e si paga tutto, se incominciano a non andare bene incominciano a non pagare più anche i retro e i retro si accumulano e il debito diventa sempre più grosso, per cui a volte ti chiedi anche se ne valga la pena. Ecco, noi abbiamo fatto anche poi un'inchiesta stamattina che dopo vedremo insieme, eh, dove molti ci presentavano anche il fatto di dire ho pensato addirittura di chiudere, perché a un certo punto quasi non ne vale più la pena. Effettivamente ti dico però una realtà che noi stiamo riscontrando che Cremona sta attraversando perché si fa un giro in centro, tutti hanno eh, proprio precisato il fatto che il centro non è più come prima. Allora, eh, Cremona di per sé già non è una città facile. È una città splendida per tanti aspetti, però se manca quella P del turismo, parlando proprio del centro città, e manca un po' quello che è la spinta del fatto che la gente in smart working quindi mangia a casa, quindi pranzi si lavora molto di meno, la sera comunque tutte queste problematiche, vuoi dalla pandemia, vuoi i rincari, vuoi la guerra alle porte, vuoi tantissimi fattori che incidono, cioè una persona normale non gli viene proprio voglia di uscire. Per cui eh, Cremona è una città per cui fa buio alla svelta, arriva la nebbia, c'è umido, insomma non è facile fare il pieno, le proposte io e i miei colleghi le, le, le abbiamo attuate, voglio propositività nel far venire, però a volte non è semplice. Bisogna essere ottimisti comunque, perché comunque parte da noi, cioè i ristoratori devono essere propositivi, se siamo propositivi bene o male ne usciamo, certo che non abbiamo nessun tipo di aiuto. Questa ultima mazzata sull'energia, acqua, luce e gas non è assolutamente in aiuto. Noi continueremo a essere propositivi perché il nostro lavoro è far star bene la gente e fai star bene la gente solo se sei propositivo, se sei dinamico, se sei una persona che voglia di far star bene le persone, però è sempre più dura. Ecco, dal tuo punto di vista quanto si potrà reggere ancora una situazione del genere se non arrivano aiuti, se non si trova una soluzione? Perché i rincari che avete avuto voi, ristoratori, come tutte le altre attività, dopo vedremo anche il, i, i centri proprio delle canottiere e quant'altro, eh, li hanno avuti anche le persone normali, che hanno avuto un rincaro che doveva essere il 50%, poi è arrivato addirittura, come hai visto anche nel tuo caso, al 100%, ma sono in realtà che hanno ricevuto ancora bollette più eh, rincarate. Ecco, eh, considerando questo, quanto è ancora.. Diciamo eh, affrontabile, sostenibile una situazione del genere? Un imprenditore del mio settore è abituato a soffrire, un professionista, anzi, che è più corretto da dire. Il mio settore è abituato a soffrire e non molla, non molla perché ha un'idea, un progetto e questa cosa vince sulle più grosse difficoltà e le grosse difficoltà in questi due anni le abbiamo già affrontate. Io personalmente, e parlo anche a nome di tutte le persone che sono nella Fipe, non abbiamo assolutamente voglia di mollare, anzi abbiamo voglia di rilanciare, rilanciare anche sulla città, perché comunque mollare vorrebbe dire perdere e perdere vorrebbe dire che se, sal se si salta in aria, se si fallisce, tutto quello che è il retro di una vita va, 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 va in frantumi. Non è possibile. Non, per quanto mi riguarda, eh, tutti i miei ragazzi, tutti i miei colleghi che me lo chiedono, per me la parola d'ordine è non mollate, non fallite. Tenete duro, sicuramente qualcosa dovrà cambiare. Alziamo la voce con eleganza perché noi non siamo né rissosi né polemici. Noi nasciamo per far stare bene le persone e la gente da noi si aspetta questo. Non vogliamo fallire. Certo, è problematico, da qualche parte bisogna andare, ma okay. sono fiducioso. Perfetto, io voglio ringraziare intanto Luca Babini per il suo prezioso intervento, perché è un intervento importante che ci ha raccontato un po' diciamo tutte le sfaccettature che ci sono intorno al mondo della ristorazione. Adesso però vogliamo farvi conoscere anche le altre realtà prima di passare poi alle canottieri. Quindi lancio quello che è un video, un'intervista che abbiamo fatto poche ore fa proprio sia tra le persone eh, comuni, il cittadino comune, ma anche poi tra gli stessi commercianti dove siamo andati nel pieno centro storico che sta attraversando poi anche... Un'altra problematica è quella dell'effetto ciambella, perché il centro, purtroppo, che le sue voglia o no, si sta svuotando, e questo è sotto gli occhi di tutti. Vediamo il servizio. Da oltre due anni la vita delle persone è completamente cambiata a causa della pandemia e di tutte le nuove restrizioni previste dal governo, ma a peggiorare la situazione è l'impennata del costo della vita. Dall'inizio di gennaio infatti le bollette hanno subito un incremento che va oltre il 50% comunicato prima delle festività natalizie, aumenti che per molte famiglie stanno diventando insostenibili. Una speculazione, tutto non è giusto, non è giusto perché... Non può tenere il monopolio la Russia e via così, il mercato deve essere libero. E più c'è un'altra scelta, il gas americano costa di meno. Sono arrivati sui 400 euro. Solo gas 400 euro? Sì. al di là dell'aumento, ci sono le tasse che sono fisse, ma però aumentano anche quelle, mi sa, in valore alla bolletta. Tutti, con tutte le componenti aumentano in funzione del... Per cui si guadagna ancora il governo. Lì. Io sono più preoccupata per l'aumento dei prezzi carburante che l'aumento bollette perché avendo diciamo bloccato la tariffa a giugno sono stata fortunata con il gas metano per cui un pieno, con un pieno non, non vado neanche a lavorare per una settimana diciamo mi sembra logico che si aumenti del 40-50% come in tutte le cose vorrei un impegno da parte dello Stato più, più, più grande I cittadini come faranno? <ride> E che ne so, devono pagare, perché qua ormai è diventata, non dico una dittatura, dittatura democratica. Aumentare le bollette, già me ne è arrivata una ieri che costa un sacco di soldi in più, ovviamente non lo trovo giusto. Quanto gli è arrivato? 270, 100 euro in più rispetto all'anno scorso. Praticamente il doppio? Il doppio. Purtroppo le soluzioni a breve le vedo difficili, a meno che come faccio il governo, come sta facendo il governo... Si cerchi di, di intervenire per alleggerire il carico, da, a carico mh, per i cittadini delle, di queste bollette, però dipende molto dalla strategia energetica della, eh, nazionale, quindi la soluzione la vedo sul lungo periodo, ecco. non nell'immediato purtroppo. Ecco, ma in questo periodo che abbiamo detto appunto che è lungo, come faranno le famiglie, soprattutto magari chi viveva già in condizioni precarie ad andare avanti con uno stipendio che non aumenta? Assolutamente, questo è un problema generale nel senso che il caro vita è, è, sta, è, sta aumentando in tutti i settori, mentre appunto, come diceva lei, eh, gli stipendi e i busti paga sono, sono fermi. Questo è un problema generale nel quale si inserisce anche il problema del caro bolletta. Però qui si tratta di politica economica che va affrontata a livello di retribuzioni, assolutamente, che devono essere adeguate a quello che è il costo della vita attuale. Cosa devo pensare? Le bollette sono arrivate e rincarate. Ma che tanto non puoi farci niente, se non, se non si decidono lì a fare qualcosa loro, noi siamo sempre quelli che pagano. Ecco, e di quanto è arrivata la bolletta in più rispetto alla precedente? Di circa 130 euro. Quindi totale bolletta? Era 4,90, qualcosa del genere. Ma se gli aumenti per i privati arrivano a superare il 100% per le aziende la situazione è molto più critica. Questo albergo è un albergo che ha un complesso fotovoltaico ed ha un pacchetto di coibentazione di 15 cm, quindi è stato fatto in, tenendo conto anche del, dell'impatto energetico. E ciononostante eh, siamo passati da 5.000 a 15.000 euro in un mese solo per il continente. Gli altri alberghi hanno avuto gli stessi incrementi del 300%. Io ovviamente come un normale imprenditore mi ho tenuto informato, avevo parlato con i fornitori e in autunno mi avevano parlato di questi aumenti, che ormai era tardi per, fare, per fissare il prezzo, che gli aumenti sarebbero stati tra il 50 e il 75% e sarebbero stati mitigati dalle tasse. Il risultato è stato molto, molto diverso perché, stranamente, per una volta il, il costo è tutto, è tutto nel consumo e gli aumenti non sono stati assolutamente quelli, quelli previsti. Questa è una situazione drammatica e scioccante perché non credo che tante aziende possano continuare per un anno come i funzionari ci stanno dicendo dureranno questi aumenti perché i funzionari delle, delle aziende fornitrici di energia elettrica. Dicono che questi aumenti dureranno per un anno e che e, e sono, e saranno ancora peggiori. Mi spiace, ma di eh, dover attribuire la responsabilità ai politici, perché un aumento del genere, che chiaramente farà, eh, nel, non neanche nel medio periodo, ma abbastanza nel breve, farà chiudere delle aziende e, e, e sarà come una, una, una bomba sull'economia, doveva essere. Gestita diversamente. Una realtà che, come spiegato bene Silvio, non sarà sostenibile ancora per molto tempo, il rischio è quindi quello di continuare ad assistere alla chiusura di attività, in questo caso strutture alberghiere. È da ottobre che mi arrivano delle bollette che non mi piacciono tanto. <ride> cioè più che altro a cui non siamo abituati. E in aggiunta, non siamo nel periodo estivo che per noi è alta stagione, pertanto. Metti insieme tutto, l'affitto che è sempre quello, le bollette che sono raddoppiate e la gente che gira meno perché di fatto a gennaio e febbraio abbiamo fatto una sottospecie di lockdown mascherato, tutta la gente positiva, tutta la gente a casa. Eh, fa spavento veramente. La bellezza di, di, di fare l'imprenditore come si intendeva fino a un po' di anni fa si sta un po' perdendo. Infatti vedo tanti che cioè, si ritirano, cambiano proprio mestiere. Sicuramente comunque erode un po' il, quel poco di margine che rimane. È, è, nell'attività commerciale, se aumentano i costi sicuramente eh, non c'è possibilità, non c'è margine per effettuare degli investimenti. Un disastro perché noi, ti immagini queste luci, cosa consumano, ciò sarà, adesso quando arriveranno le bollette, saranno veramente una, una cosa da privito. Cosa ne pensa di questi aumenti continuamente? No, non si capisce neanche così tanto perché capisco che possa esserci un aumento ma un dislivello così grande in tutte le cose non è giusto. È comunque un cane che si morde la coda perché lavoriamo, lavoro c'è poco perché gente non c'è in giro e abbiamo tutte le spese che ci sono sempre state, anzi anziché agevolarci comunque è stato aumentato tutto quello che già dovevamo pagare. La bolletta è già arrivata, c'è stato un rincaro di circa il 40% e al momento non abbiamo ancora visto la situazione, aumentato i prezzi, però saremo costretti cioè, a prendere delle decisioni perché comunque il caro bollette c'è stato. E se va avanti così è una situazione drammatica perché la situazione del corso, io dico non è un giorno che sono qua ma sono 30 anni e vediamo soprattutto il pomeriggio, cioè il, il flusso di gente comunque è diminuito. La sera poi è un deserto totale, la sera infatti alcuni negozi chiudono addirittura hanno anticipato addirittura la, la chiusura perché alle 7 così non... c'è cioè proprio il flusso di gente è calato veramente. Almeno almeno io dico di un 30% se non di più, sì sì. Quindi 40% in più sulle bollette più meno 30% lavoro? Del meno 30% lavoro, quindi è una situazione veramente preoccupante direi. Non, non, ti, non ti è mai balenato per la testa a un certo punto, anche con le chiusure così dire basta, esatto, adesso chiudo? Sì, dico la verità, più di una volta mh, proprio mi è veramente col senno di poi dico basta, adesso chiudo. Ecco, siamo tornati in studio e voglio dare, innanzitutto, il benvenuto al. Eh, consigliere direttamente dal comune di Cremona Marcello Ventura, Marcello buonasera grazie per buonasera. essere con noi, arrivo buonasera. subito da te perché so che ci sono importanti novità, prima di questo però abbiamo visto un video insomma abbastanza eh, scioccante se possiamo okay. definirlo così perché non solo le persone stanno facendo fatica ad arrivare alla fine del mese per tutti i rincari che ci sono, ci si mette anche la bolletta ma ci diceva qualcosa anche Ventura in merito a questo poi glielo chiediamo, passiamo adesso però alle canottieri perché anche le canottieri hanno avuto un incremento per quanto riguarda il Caro bolletti, mi sembra di capire, ma non è il 50%. No, io qui che rappresento Bissolati, ma rappresento anche tutta l'Asso Canotieri, che è l'associazione delle 11 canottiere del territorio cremonese. Proprio mercoledì sera ci siamo riuniti via web per capire come gestire questo fenomeno. Io ho portato i dati dell'ultimo trimestre 21 confrontati sul 19 e sul 20, perché anche il 19? Per evitare di fare un confronto solo col 20, che era un anno di pandemia, insomma. E abbiamo visto che il rincaro medio delle tre utenze, gas, luce e acqua, è triplo. Con tetti che vanno cinque volte tanti sul gas e che invece diminuiscono, sto parlando dell'ultimo trimestre, e che diminuiscono invece su luce e da ultimo l'acqua. È vero che il mercato. Allora, innanzitutto le notizie di oggi dicono che il governo si sta ancora cercando di occupare di questo decreto che dovrebbe agevolare o comunque affievolire l'impatto. È anche vero che qualsiasi società che vende questi prodotti sta tentando di far passare il concetto che da aprile in poi ci sarà una calmirazione di tutto questo tipo di tariffario. Noi abbiamo stimato che su tutti i 12 mesi del 22, perché il primo trimestre di fatto sta ripetendo le tariffe dell'ultimo trimestre del 21, quindi c'è da essere veramente preoccupati. Comunque noi non potremo essere esenti come mediano del 22 di un rincaro fra il 20 e il 40%. E tenete conto che noi, è vero, siamo canottieri, ci dedichiamo allo sport, ricreativo, tempo libero, però da un certo punto di vista, oltre a dare il lavoro a molte persone, sia dipendenti che tecnici, siamo anche un aspetto molto importante per la socialità cremonese. E quindi ci siamo confrontati innanzitutto per mettere i dati a confronto, che attenzione non è così facile, perché ognuno ha contratti aperti, Switch fa tariffe flessibili e fisse, contratti lunghi, contratti corti. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di monitorare con puntualità le bollette di tutti, per poi magari fare anche un confronto con le altre associazioni del territorio, perché ce ne sono alcune che stanno anche peggio di noi perché ci sono associazioni di volontariato che fanno veramente pagare pochissimo ai loro iscritti e con tanto merito, per capire poi se costituire quantomeno un pool che faccia una massa critica importante soprattutto dal prossimo inverno possa portare un vantaggio a, a tutti quelli che aderiranno a questo pool. Aggiungo alla fine, attenzione perché l'inverno prossimo è sicuramente il punto cruciale, visto che questo sta quasi concludendo, certo. soprattutto se poi il 7 marzo andremo in zona bianca, come tutti dicono, probabilmente l'attività all'aperto esploderà ancora in maniera importante. Però non credo che saremo in condizioni, noi non siamo le famiglie, di occupare gli spazi più come facevamo prima. Faccio un esempio. Noi in Bisolati abbiamo spogliatoi per circa 2200 armadietti. D'estate abbiamo punte che vanno ai 2200, d'inverno la media è 200 armadietti utilizzati al giorno. È impensabile pensare che le canottiere di Cremona o le associazioni possano garantire la possibilità di 2200 armadietti con spazi aperti, riscaldamento luce e tutto quello che consegue anche quando c'è il periodo invernale che frequentano quegli spazi solo 200 persone di media. Dovremmo rivedere tutto il nostro modo di organizzare le associazioni, le società e capire oltre a monitorare i dati anche come intervenire e soprattutto come dicevo anche come acquistare questa energia da fornitori diversi. Ce lo si augura anche perché io di solito sono sempre più per, bisognerebbe prevenire poi invece che curare, che sarebbe sempre la soluzione migliore. Però vabbè, siamo in Italia, questo è, questo ci tocca, questo ci teniamo. Detto questo però torneremo a parlare poi per quanto riguarda il discorso canottieri e principalmente bisolati perché c'è anche il discorso inquinamento che bisogna affrontare. Però adesso passiamo da ad Ventura. Ventura, prima voglio chiederti, a te è arrivata la bolletta? A me è arrivata la bolletta di dicembre e gennaio. Rincaro di... Beh, l'anno scorso era 390, quest'anno è 825. Quindi un 140% in più circa, Beh, più una, o meno. Una badilata. Perfetto, tra, tra un po' bisogna fare i prestiti, infatti sono partite anche pagheremo. le retezzazioni. Io spero di non farli, però pagheremo. Perfetto, ascolta io però con te volevo approfondire anche il discorso visto che la voce di Cremona si occupa soprattutto anche del territorio ci sono diverse problematiche a Cremona prima tra questo qualcuno che ha accennato proprio nel video di che sì ci sono questi rincari che arrivano anche al 300% come ad esempio abbiamo visto quello di Lacchini ma c'è un'altra problematica cioè noi stiamo purtroppo vivendo il cosiddetto effetto a ciambella cioè dove nel centro c'è cioè, vuoto completamente e mi dicevi prima che Crema fortunatamente si salva rispetto a Cremona Beh, allora io Crema non dico fortunatamente rispetto a Cremona perché sono due realtà diverse una risente degli influssi milanese l'altra risente gli influssi dei paesi vicino e purtroppo si sta piano piano adeguando ai paesi vicino non so se è colpa dell'amministrazione non so se è colpa delle associazioni, il fatto sta che tutti gli anni Cremona perde negozi su negozi su negozi e Crema dopo l'effetto pandemia ha aperto 30 negozi in più. Ora io non entro nel merito perché non voglio avere polemiche con nessuno, è una semplice constatazione. È chiaro che da parte di chi deve seguire questo settore una mossa ci vuole assolutamente. Io adesso capisco che giustamente uno dice non voglio prendermela con nessuno, però quello che dico io è eh, non si potrebbero fare magari, lo dico così, da ignorante, non si potrebbero fare magari più eventi, invece magari di continuare ad aprire centri commerciali, eh, eh, lasciare no, qualche credo, evento in più al centro. No. Allora, sicuramente eh, il discorso dei centri commerciali periferici che siano supermercati o centri commerciali in generale ha un effetto impattante negativo sul centro. Sicuramente vuol dire che le botteghe del centro e l'Ascom o eh, Confesercenti o, Conf, o Confcommercio o chi deve interessarsi di questo non hanno effetto nei confronti del comune. Non credo che gli eventi siano sufficienti a eh, sanare questa situazione. Cosa potrebbe Quindi, servire per risanare questa situazione? Beh, tante cose. Innanzitutto, questa è una visione molto ampia, non la si può ridurre. A due minuti di televisione, ma io credo che le associazioni, le associazioni, non voglio nemicarmi nessuno, ma credo che le associazioni, così come sono strutturate oggi e come sono viste oggi, siano completamente anacronistiche per il mondo che stiamo vivendo, siano soltanto la tutela delle poltrone di qualcuno. Detto questo, mi taccio perché già mi. Tra, mi tirerò dietro le ire di chissà quante persone. Ok, però è vero che nel centro mancano negozi, questo lo vediamo, lo vedono tutti, lo vedono gli stessi negozianti che ancora sopravvivono, come abbiamo visto l'ultima esercente, la barista che diceva sono qua dal 96 e la situazione comunque continua a peggiorare, ma in centro però qualcosa è aumentato, i furti, gli scippi, te lo faccio vedere attraverso un video, un'inchiesta che ho fatto proprio io l'altro giorno, vediamolo insieme. Siamo qua con Lidio in Via Genala che purtroppo è stato vittima di, una, di un forte danno, un danno che dovrà purtroppo pagare lui perché sono state sfondate, adesso nell'immagine faremo vedere, hanno tentato di sfondare la porta rompendo la vetrina. Lidio, quanti colpi sono stati sferrati? Questo è, è un vetro poi che non è neanche antisfondamento ma antiproiettile. Antiproiettile perché in, in origine il negozio era una vecchia gioielleria, Abbiamo contato appunto col vetraio almeno 40 colpi di piccone. È la follia pura che secondo me in questo momento c'è nella testa delle persone. Non so cosa volevano, anche perché il registratore di cassa la sera è sempre vuoto. Non so, forse la voglia di spaccare qualcosa. Cosa ne pensi di questa città dove purtroppo sembra che la sicurezza sta venendo a mancare? Ultimamente appunto non, non è più quell'isola felice che c'era qualche periodo fa, ma è diventato tipo un, 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 un borgo magari deteriorato di una grande metropoli perché vediamo queste robe che eppure siamo due passi dal centro io non posso stare a casa la sera pensando che devo venire a vedere il mio negozio se l'hanno spaccato o meno ma ad essere preoccupati sono anche i cittadini che lamentano l'assenza da parte dell'amministrazione comunale nel risolvere o limitare questa sempre più importante problematica il momento è peggiorato in maniera impressionante dico anche perché anche qua nella nostra via io abito qua vicino di sera io perché sono un uomo, esco e sto sempre un po' con l'occhio aperto, ma una donna dopo le 9 di sera comincia a avere dei problemi, come ha avuto una signora che conosco qua in Corso Pietro Vacchelli. potrebbe intervenire magari un po' di più anche l'amministrazione, chi ci amministra per. L'amministrazione che ha Carmuna fa ridere in tutte le robe, tipo la picciclabile che ha fatto via, via Giuseppina. Però, cioè, non vedi mai una macchina della polizia in giro, non vede mai niente. Io ho paura perché hanno aggredito varie persone qualche anno fa. Una sicurezza un po' precaria, insomma. Sì, un po' precaria Ma... e anche, anche nelle case perché dove abito ogni tanto qualcuno va, va a rubare Furti, rapine, eh, scassinamenti e di tutto, vicino al centro o addirittura in centro. Come la commentiamo questa realtà? che la giustificazione del sindaco e della polizia locale chiamati volgarmente vigili urbani è che non sono loro i tutori dell'ordine pubblico. Peccato che nelle città limitrofe Bergamo, Piacenza, Brescia esiste una squadra della polizia locale contro l'ordine pubblico. Questa Cremona manca a Cremona finisce tutte le 7 di sera, non esiste nient'altro. Quindi voglio dire, da questa parte è un'inefficienza da parte del Comune che va integrata con la prefettura e quest'ore per quanto riguarda il discorso ordine pubblico. Solo ieri pomeriggio a cielo aperto col chiaro, una signora è stata scippata vicino a Via La Pozzone e grazie a una coppia di fidanzati. I due minorenni sono stati presi. Ma allora dove sono i vigili? Cioè, non si vedono vigili in giro se non per dare le multe. Io ho l'ufficio in Via Platina, dove passano due o tre volte al giorno a dare le multe, ma non passano mai per controllare l'ordine pubblico o vedere cosa succede. Questo non va bene. Ecco, su questo cercheremo poi di approfondire, magari cercheremo di invitare qualcuno dalla ma maggioranza. Diranno quello che vogliono. Eh, diranno quello che vogliono però dire la situazione... quello che vogliono, ma la realtà è questa. Sono la pienamente d'accordo. Per chi la vive tutti i giorni, la città è questa. Sono pienamente d'accordo anche perché sono le testimonianze che eh. abbiamo visto. Vediamo comunque che cosa diranno anche in merito a questo. Detto questo voglio passare a un altro punto che Cremona purtroppo è... Io, a me spiace davvero, sembra quasi che però d'altronde questa è la realtà, il degrado. Certo. Se noi giriamo per certo. la città, io ti faccio vedere le immagini adesso che scorreranno sul grande schermo in merito a quello che troviamo in giro, ma non solo pacchetti di sigarette o mascherine, eh, pezzi di cartone. Abbiamo addirittura, eh, se andiamo sulla tangenzialina, okay, abbiamo le cucine intere. Che io dico, oltre che facevi prima cabonia, a buttarlo ma... via. Ecco, il problema è da una parte l'inciviltà delle persone e questo nessuno lo mette in dubbio. Dall'altra, ma un piccolo organo di controllo in più, qualche telecamera in più, non sarebbe possibile. E poi la mancanza di cestini. Eh? Perché se andiamo anche nel parcheggio qua ah. di fronte, mancano cestini, sulle ciclabili, mancano cestini. Sì, tolti. Cestini tolti totalmente. La gente purtroppo anche con l'ultima raccolta eh, dell'indifferenziato, agli eh, abbandoni. Non vuol pagare, quindi gli abbandoni sono aumentati ovunque, in sacchetti non chiaramente microcippati. Guardiamo anche i fossi attorno a Cremona. E quindi il degrado, se guardiamo nei quartieri periferici, Cambonino, Cambonino sono anni che soffre di questa situazione. Ci sono arredamenti interi scaricati a Cambonino. Credo che stiamo Qui, diventando la città dei rifiuti, noi. Eh? Stiamo, siamo la città dei rifiuti. Ecco. Questo è dovuto purtroppo alla inciviltà dei cittadini, ma all'inciviltà dei cittadini è dovuta anche a un'amministrazione che ti porta con dei costi aggravanti e dei sistemi sbagliati a diventare incivile. Ecco, io l'ultimo argomento che voglio affrontare con te, prima di lanciare la pubblicità e collegarmi poi sempre con il discorso proprio bissolati, è l'inquinamento. Perché Cremona ormai è famosa ovunque per essere la prima città più inquinata d'Europa, la, la seconda in Europa, scusami, è la prima in Italia. Però il sindaco nega questa cosa, dice: No, non è vero che siamo quelli più inquinati. Ma il sindaco dirà che la colpa era di Perry, perché sembrava con Perry che fosse la città più inquinata d'Italia, d'Europa. Ogni due giorni ci facevano delle emozioni, in consiglio comunale, comunale dicevano come mai era così, eppure mi sembra che la situazione sia non cambiata. Mi sembra che la situazione non sia cambiata neanche durante il lockdown, quindi non credo che la situazione sia cambiata dovuta al traffico delle automobili. Allora credo che la situazione sia innanzitutto dovuta alla zona in cui abitiamo, perché siamo in un buco. Noi, come il resto della pianura padana, e lo vediamo anche guardando le trasmissioni delle, delle previsioni del tempo, vediamo sempre che c'è questo buco e quindi credo che questo non sia colpa di nessuno. Allora cosa bisogna fare? Bisogna non vivere, bisogna chiudere l'attività, bisogna non avere riscaldamento, bisogna chiudere i riscaldamenti di de, tutte le aziende che abbiamo. Cosa bisogna fare? Di chi è la colpa? Non lo so, non penso che Greta abbia la soluzione. Comunque. No, Greta no, però magari eh, vedremo di trovare anche qualcuno che può rispondere a queste domande. Detto questo, la, lanciamo due minuti di pubblicità, restate con noi perché al rientro affronteremo il problema dell'inquinamento anche per quanto riguarda eh, la causa che sta ancora affrontando eh, l'Abissolati nei confronti di Tamoil. Due minuti e torniamo subito. Eccoci ben ritrovati con la voce di Cremona. Allora, ci eravamo interrotti parlando di inquinamento a Cremona, ma parleremo adesso di inquinamento anche per quanto riguarda proprio la società Bissolati. Però, eh, prima di passare la parola a Maurilio, io volevo capire anche se, eh, Ventura, c'è qualcuno, o qualcosa che si sta muovendo per far fronte a questa situazione? Ma allora, io ho letto sui giornali quello che succede. Ho letto che l'inquinamento, poi il Presidente confermerà, continua. Ho letto che si capisce quella che è la motivazione e quindi ho visto che con la cementificazione che è stata fatta all'interno di Tamuil non è possibile fermare l'inquinamento. Giusto per questo ho chiesto in un accesso agli atti di vedere e capire se veramente era stata chiesta di fare un parcheggio o comunque un'area cementificata all'interno di Tamor, cosa negata assolutamente dall'assessore Pasquali addirittura dicendo che non bisogna credere ai giornali ma bisogna credere a lei che niente è stato fatto ecco bene, il presidente potrà confermare col documento che gli ho passato che tutto è stato fatto, la cementificazione, la richiesta e quant'altro allora mi chiedo dov'è il comune oppure il comune è consapevole o perché certi assessori non sanno quello che viene fatto Maurilio il tema a cui accennava Marcello si può un po' rifare al protocollo siglato da tutte le istituzioni del 2011. In quel protocollo c'era scritto che anche in virtù delle sentenze penali che sono poi, si sono susseguite nel tempo fino all'ultima, tombali, nel senso andate tutte in giudicato, quindi bene o male. Diceva quel protocollo: prima che ritorni a fare un'attività imprenditoriale commerciale, il gruppo Tamoi. Deve verificare il suo terreno d'intesa con le istituzioni. Quindi può anche darsi che questo primo parcheggino sia classificabile come manutenzione. Io ricordo che dopo questo parcheggino c'è un parcheggione da fare, perché l'ha detto l'ingegnere Garavaglia, per conto di Tamoi, loro intendono quintuplicare l'attività commerciale di deposito. E per fare un deposito e ospitare i camion, i trasporti, è abbastanza scontato che bisogna costruire delle aree di parcheggio. Però attenzione, quel protocollo diceva che prima di iniziare qualsiasi attività imprenditoriale nuova bisognava fare delle verifiche. Allora noi ci chiediamo, ma se noi abbiamo trovato surnatante a livello anche di 70 cm imbisolati oltre la barriera idraulica nel nostro terreno Com'è possibile che Tamoi e Le ARPA dichiarino nel dicembre, nel dicembre 2021-2022 che all'interno di Tamoi ci sono solo 20 cm di surnatante? È impensabile. Quindi io credo che di fronte a qualsiasi iniziativa, seppur minima come questo parcheggino, che comunque certo è stato realizzato, perché la licenza è chiara, è stato realizzato dal 20 luglio al 15 di settembre e ormai è andato, ma di fronte a qualsiasi attività imprenditoriale nuova, qui qualcuno, soprattutto alla conferenza dei servizi, che è una conferenza istituzionale, deve cominciare un monitoraggio interno all'area Tamoil puntuale, come era previsto da quel protocollo. Se posso aggiungere, noi nella conferenza dei servizi che ci sarà lunedì, come bisolati, e parentesi, qualcuno si stupisce che io... Eh, azzardi troppo nell'interesse della Bisolati però io dico sempre ognuno deve rappresentare l'ente per cui o l'associazione per cui è stato eletto si chiama coerenza eh, io faccio il presidente della Bisolati ed è a non faccio il presidente di altre cose o il sindaco o l'assessore io curo gli interessi di, di Bisolati nei confronti di Tamoy. anche la città però come molti dicono dovrebbe curare i suoi interessi rispetto a Tamoy. Perché veramente il fatto che ancora oggi scenda eh, surnatante, quindi prodotti di cherosene e quant'altro, nel nostro terreno sta a testimoniare quanto di questo materiale sta andando ancora nel fiume a 21 anni dall'autodenuncia a Tamoi del 2001. E questa è una città che in 21 anni sapete cosa può succedere su un tema ambientale. E quindi se succede questo ancora oggi qualcuno si deve dare una mossa per dire io questo fenomeno in qualche misura lo devo bloccare. Guardate, tutto questo tipo di eh, nuova tempistica, nuovo modo di affrontare il tema è stato aperto dal nostro accertamento tecnico preventivo fatto col Tribunale. Dicevo l'altro ieri, i soci bisolati hanno pagato 32.000 euro per farlo e non era necessario che lo facesse solo bisolati. Noi l'abbiamo fatto perché abbiamo constatato che questo tipo di problema c'è, è attuale e la barriera idraulica tanto conclamata da Tamoi e probabilmente accettata da molti come sanatore di questo tema, come prima bonifica, non funziona. Quindi io credo che ci sia veramente da fare insieme un tavolo comune per decidere quali sono le azioni per il prossimo periodo. Da quanto tempo sta andando avanti alla fine tutto questo trambusto? Beh, il 2001 è l'autodenuncia di e la prima cabina di regia con le prime conferenze di servizi sono del 2007, quindi sono 15 anni che le istituzioni si sono caricate questo fardello. Ma probabilmente ho detto l'ultima volta all'osservatorio, com'è possibile che in un osservatorio, dopo quattro sentenze passate in giudicato, il colpevole abbia il 50% dello spazio? per poter dire quali sono le sue testimonianze, i suoi dati e le, e le sue tesi. Io, a me non è mai successo di vedere un compevole in processo che parli più di qualsiasi avvocato dello Stato d'accusa, anzi mi è capitato che spesso e volentieri prima si analizzi veramente di che tipo di reato il colpevole è stato accusato e in questo caso le quattro sentenze penali non dicono probabilmente ha fatto, ma dicono Tamoil ha fatto questo. Ecco, è a questa domanda che ti sei fatto, su cui secondo me nessuno ti ha risposto, tu che risposte ti sei dato? Ma io credo, al di là che Tamoil è talmente, c'è cioè Tamoil Italia, c'è cioè Tamoil il mondo, ha talmente tanti interessi che non sta a me leccarli a chi ascolta. Io credo che eh, la consapevolezza degli anni 2007 è rimasta un po' cementata nello spirito di tutti i cremonesi, amministratori compresi. Oggi nel 2022 bisogna avere una consapevolezza completamente diversa. Qualcuno si è illuso, si è illuso che risolvevo il problema occupazionale di Tamone nel 2007 si fosse risolto il problema dell'inquinamento, ma non era così. In quel momento era probabilmente strategico risolvere il problema occupazionale, ma non bisognava perdere di vista il problema, il problema ambientale. E anche la richiesta dei radicali di questi giorni che chiedono l'intervento del Ministero mi sembra una proposta interessante perché non basta coinvolgere le istituzioni locali, ma bisogna qualsiasi tipo di istituzione che sia locale, regionale, provinciale, regionale e nazionale. Vediamo se da qui in avanti c'è un cambio di passo che è indispensabile. Ecco, in questi anni che problemi ha recato però la società, tutto questo diciamo, parliamo inquinamento? Allora. Una prima considerazione che bisogna fare è che non c'è un termine finale per la bonifica. Questo cosa comporta? Che tutti i macchinari autorizzati da ARPA o comunque convalidati di ARPA per i monitoraggi e per il prelievo del surnatante dei gas posizionati da TAMOI e dalle sue società, non avendo un termine finale, fanno, oserei dire, un, un tipo di lavoro che è graduale nel tempo, progressivo. Abbiamo già detto non sufficiente perché i macchinari come la barriera idraulica non funzionano a pieno regime e non danno i risultati attesi, ma, però è progressivo. Noi già sette anni fa, ad esempio, avevamo visto che dove funzionavano, dove c'erano questi tipi di prelievi, dopo aver subito quindi eh, il danno ambientale, dove c'erano questi prelievi avevamo avuto uno sprofondamento della palificazione dei muri del palazzetto. Il fenomeno in questo momento si sta ripetendo sulla piscina 50 perché naturalmente se tu togli dalla falda il cherosene nella misura di 70 cm, al di là che siamo in un terreno argilloso e sabbioso, è chiaro che un abbassamento minimo dei terreni avviene. E sulla piscina 50 noi abbiamo avuto un abbassamento eh, fra i 10 e i 15 cm attorno alla piscina, che ha rotto le 24 bocchette di portata dell'acqua potabile che poi viene clorata per la piscina. Questo è un altro danno importante. Quello che stiamo aspettando è l'esame geologico per capire. Se questo tipo di abbassamento del terreno è finito o se invece qualsiasi tipo di intervento dobbiamo fare, deve avere la cautela di capire come continuerà nei prossimi anni, perché altrimenti rischiamo di fare interventi molto onerosi che hanno veramente una durata minima perché questo tipo di eh, problema occorrerà ancora. Questa è la conseguenza di non aver dato un termine a bonifica. Certo che se ci fosse stato scritto allora che la bonifica andava conclusa in cinque anni. Probabilmente Tamoy avrebbe speso molto di più, naturalmente, avrebbe dovuto fare strutture molto più importanti, molto più incisive. Ma probabilmente cinque anni dopo avremmo fatto una sintesi della bonifica completamente diversa da quella attuale. Ecco, ad oggi, qual è la stima dei danni che almeno Tamoy dovrebbe rispondere? Che ad oggi avete anticipato voi comunque. Ma noi, da proprietari, ad esempio, al di là che abbiamo metà terreno in concessione AIPO, quindi è anche opportuno. Lo stiamo facendo, fare una segnalazione al demanio. Eh, noi abbiamo visto che il valore commerciale della nostra area di proprietà bisolati, che si attesta a circa 7 milioni e mezzo, oggi se dovessimo venderlo per qualsiasi tipo di attività consentita in un luogo come quello è clamorosamente diminuito. Quindi di fatto il valore della nostra proprietà è diminuito. Inoltre. Abbiamo speso ormai centinaia e centinaia di migliaia di euro per riuscire a fare interventi sulle strutture che nel tempo è chiaro che sarebbero peggiorate perché il tempo non perdona nessuno, però qui c'è una concausa. Che magari è molto più determinante, che ha rapidamente determinato lo stato di invecchiamento e di crollo delle strutture. Dal tuo punto di vista, Maurilio, ci sarà, secondo te, se arriverà alla, fine, alla conclusione di questo processo che va avanti ormai da, da troppo, si arriverà a una, a una conclusione in cui vedrà voi vincenti oppure si arriverà un patteggiamento vista anche la realtà imponente dell'azienda Tamoil? Ma Conoscendo come si comportano questi colossi, io ho la sensazione che bisognerà arrivare a sentenza di una causa civile che stiamo facendo per costringere loro a pagare i danni. Oppure per intervenire, oserei dire, il giorno dopo che c'è la sentenza per cercare un patteggiamento, ma allora saremo noi che in quel momento valuteremo la situazione com'è. Certo, anch'io personalmente, da socio Bisolati e da presidente da otto anni, ho avuto periodi interni a me e al mio Consiglio di confronti importanti, perché naturalmente ci siamo messi su una strada che mai nessuno aveva intrapreso, ma perché tutto quello che stava succedendo e soprattutto anche le motivazioni che davano... Faccio una spiegazione, non è possibile continuamente carotare il nostro terreno vicino al fiume dove l'acqua spazza via tutto e non carotarlo nella maniera opportuna invece vicino all'argine maestro dove il surnatante c'è e come abbiamo dimostrato continua a rimanere. Questa è una cosa che ci ha fatto un po' scattare nel senso di non, poss non possiamo, non possiamo che fare in modo che le istituzioni controllino, è come cercare il ladro quando il ladro è scappato insomma. Il, il discorso mi, mi è piaciuto molto, noi dobbiamo avere un, un alto senso della, prevenzio, della prevenzione e quindi al di là che qualcuno dirà il grande successo è stato che non c'è un problema sanitario, io dico, probabilmente, non avendo quasi mai chiuso se non inizialmente una ventina di giorni, un problema sanitario così eccelso non c'era. Il problema è tutto quello che ne consegue e il problema sanitario probabilmente non va neanche riscontrato più di tanto nei terreni di Bissolati, ma soprattutto per i cittadini cremonesi non, anche sulle acque del fiume Po che ricevono tutto questo inquinamento di una società come Tamoi, che tutti sanno cosa produce. Insomma. Ecco, eh... Abbiamo visto comunque diverse realtà anche in questa puntata, fortunatamente parlando prima con Maurilio ci diceva che i soci non sono diminuiti, anzi sono aumentati fortunatamente. Ringrazio quindi Maurilio per essere stato in studio con noi, eh, ringrazio anche eh, Ventura per essere intervenuto su diverse tematiche e mi auguro che riuscirai a pagare la bolletta perché la bolletta non è tanta. Quindi... È già pagata, sono aumentati quest'anno per la prima volta dopo che 15 anni rispetto a questo erano diminuiti. No perché Quindi... sennò no non vorrei che qualcuno pensasse sono sempre aumentati, no sono tornati ad aumentare dopo 15 anni di fermo macchina, questo per dire cos'è costato anche da quel punto di vista lì l'inquinamento Tamoi. Assurdo, quindi ci saranno i rimborsi, saranno diciamo molto sostanziosi. Almeno ci auguriamo che ci siano poi alla fine questi rimborsi. Abbiamo visto anche purtroppo la realtà eh, che sta avvenendo, non solo sul territorio, eh, sul nostro territorio, quindi quello cremonese, ma anche sul territorio eh, provinciale, regionale, nazionale, per quanto riguarda purtroppo eh, la crisi economica che rischia di essere la, eh, la nuova pandemia, perché vede persone purtroppo sempre più povere. Forse quello che sta avvenendo a mancare. Proprio il ceto medio, e lo vediamo anche dai dati, continuo a ripeterlo dalla Caritas: solo negli ultimi due mesi sono il 40% in più le richieste di aiuto. Ma sarà una cosa comunque che approfondiremo in un'altra puntata. Intanto, noi vi salutiamo, ringraziamo di essere stati in studio con noi, e vi diamo appuntamento a sabato prossimo con La Voce di Cremona.